Buongiorno Giancarlo, buongiorno a chi mi ascolta. Sicuramente la rivoluzione tecnologica che poi è sfociata nell'uso smoderato dei social ha fatto sì che i giovani si allontanassero via via da quella che è la vita reale. Cioè a dire, i social media sembrerebbero avere effetti negativi proprio perché viene inibito attraverso l'abuso di queste categorie, possiamo anche chiamarli, di questi paradigmi, di questi modi di non comunicare, dico io, lo sviluppo delle competenze sociali e anche cognitive. Certamente un conto è relazionarsi all'altro da sé, senso fisico, reale, anche se oggi la distinzione tra reale e virtuale sembra essere non solo sfumata, sembra non esserci più. Almeno in coloro che abitano la rete, si arrampicano continuamente. E pertanto, dicevo, l'abuso di questi mezzi tende anche un po' a contrarre le emozioni, perché un conto è relazionarsi tu per tu, un conto è avere lo schermo, diversi media, in realtà medium, cioè c'è lo schermo, c'è. Dell'iPad, può essere lo smartphone, eccetera. C'è poi dopo lo schermo della parola, quindi non c'è un contatto, una relazione fisica, fra virgolette. E questo è causa sovente di grosse, anche non solo di malintesi, ma anche di isolamento. Perché? Perché succede che non potendo agganciarsi alle modalità che altri usano attraverso la rete, i soggetti magari più sensibili non possono chiarire in via diretta quello che magari non sanno nemmeno dire a parole perché il loro lessico è molto povero in realtà e finiscono per essere estromessi da una community e da qui spesso derivano anche atti estremi di autolesionismo proprio perché ci si trova dall'isolamento che qui in realtà conduce l'uso smodato di questi strumenti all'isolazionismo. Senti Giuseppe, seguendo quello che tu dici giustamente, e parlando di filosofia, si potrebbe dire che oggi siamo passati dal cogito ergo sum al digito ergo sum? Ma sicuramente, fatte salve chiaramente le eccezioni che confermano la regola. Il cogito ergo sum è chiaramente stato un passo molto importante, è stata una sorta di rivoluzione copernicana, come sappiamo, a partire da Cartesio, con tutto quello poi che ne è conseguito di bene e di male, ma non possiamo soffermarci su questo discorso in senso pieno, non troppo ampio, dati i limiti, no? Che ci troviamo a dover affrontare nel discorso. Sicuramente si è passati al digito ergo sum, anche perché facciamo un esempio più pedestre, e i giovani, le nuove leve, non riescono nemmeno più, mi è stato detto, a scrivere, tant'è vero che in Svezia, se non vado errato, hanno bandito l'uso di questi strumenti per poter ripristinare, non so se la vecchia BIC, comunque carta e penna, anche perché c'è una inattitudine proprio, se non inettitudine, a usare l'antico stilo, no? L'antica penna, cioè la penna. Con cui tutti abbiamo scritto i nostri temini, non abbiamo fatto di conto, eccetera. Quindi il passaggio al digito ergo sum su quella che è la violenza, andando di nesso in nesso, è che appunto non essendoci più un confronto diretto, nascono sacche di cyberbullismo in rete, che sono molto più insidiose di quelli che erano prima. Le vendette trasversali, come dire, insomma, ecco, quelle che erano gli scontri anche frontali, anche in senso fisico, perché piangendo in rete possono estendersi a macchia d'olio e poter tendere un agguato micidiale, se non letale, al soggetto che rimane invischiato come la mosca nella ragnatela, appunto, in questa rete. Proprio perché non si hanno più parole per dire. I propri sentimenti e perché nella rete ci si può tirare di tutto, ma non tutti capiscono questo. E quando si passa al film reale, allora non c'è più chiaramente una gradualità e allora lì possono avvenire cose molto pericolose, se non letali, ripeto.